65, un nuovo video in questo caso dedicato ai fumetti, a uno dei miei personaggi preferiti, Bonelli. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del buon Mister No, Mister No, personaggio che ho messo nella mia graduatoria dei personaggi Bonelli, credo di ricordare al secondo posto, dietro Zagor. Dietro Zagor, personaggio nato nel 1976. Ovviamente si tratta di Jerry Drake, personaggio che si trova ad agire a Manaus nell'epoca dell'esplosione del boom della gomma. Manaus è una cittadina vicino alla foresta amazzonica. Jerry Drake è un pilota, reduce da molte battaglie che ha fatto per l'esercito, è un ex militare ovviamente, ha combattuto in Corea, è stato in Italia, quindi nella seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Chi conosce il personaggio sa che gli anni in cui si trova ad agire il fumetto sono gli anni 50. In questo caso, in questa miniserie che vi presento, Mr. No Revolution, Mr. No Revolution, che qua vediamo le copertine molto suggestive il soggetto, la sceneggiatura è di Michele Masiero, i disegni di Cremona, le copertine. Le copertine di Mammucari, di Mammucari. Mr. No Revolution praticamente non ha niente a che vedere col Mr. No ambientato negli anni 50, è decontestualizzato di circa credo 20 anni, 20 anni. Ipoteticamente credo che lui sia nato in questo caso nel 48, mentre era nel fumetto originale è nato circa 20 anni prima e quindi è vissuto in un'altra epoca, completamente in un'altra epoca. In questo caso la serie è ambientata, è la serie originale ed è contestualizzata per far sì che praticamente Mr. No partecipi, sia uno dei tanti ragazzi che nel 67 furono arruolati per combattere in Vietnam. E qua vediamo anche il titolo Brucia, ragazzo brucia, che è una frase, è un poema di Marvin Hicks, un grido di rivendicazione dei neri americani, usato come slogan nelle manifestazioni di protesta. Ovviamente chi leggerà questa miniserie dovrà pensare bene al momento storico che stavano vivendo gli Stati Uniti in quell'epoca. Ci fu l'uccisione di Kennedy, era l'epoca dei figli di fiori, l'estate, The Summer of Love, le Black Panther nere, i neri che protestavano col pugno alzato alle Olimpiadi. Ci sono un sacco di riferimenti all'interno del fumetto che ovviamente vede sempre il Mister No, col carattere del Mister No originale, agire soltanto a 20 anni, 20 anni più avanti, quindi lo vedremo dall'infanzia fino ad essere soldato in Vietnam, via via il ritorno a casa nella sua New York. Ricordiamo che Jerry Drake è un newyorkese, finché poi andrà via e andrà a San Francisco. Come potete vedere, Sarò il tuo specchio è sempre il titolo di un'altra canzone. Idem, il terzo numero è
Sognando la California, dei Mamas and Papas, qualcuno da amare, sempre un altro titolo. Dei Jefferson Airplane, il numero 6 addirittura, Il suono del silenzio di Simon e Garfunkel. Dammi rifugio è una canzone, Gimme Shelter di Mick Jagger e Keith Richards. Insomma, ogni volume ha un titolo e ogni volume spiega una parte, fa vedere una parte del Mister No originale. Che siano comprimari noti tipo SS o Patricia, l'archeologa o il barista, si rivede addirittura la prima scena in cui Mr. No viene picchiato in un bar di Manaus. Ricordiamo che è l'unico eroe che inizia la sua avventura nel 76 mentre lo stanno pestando. Che dire? Veramente sei volumetti ben disegnati e ben sceneggiati, che ha, secondo me, in un periodo in cui le belle storie latitano, che dire, lo consiglio, non voglio spoilerare nulla perché ci sono praticamente i primi due volumetti che compongono una parte della vita di Mister No, il terzo e il quarto una seconda parte, il quinto e sesto una terza parte della storia del personaggio, che alla fine si ritroverà ovviamente a ricollegarsi col personaggio originale, benché decontestualizzato 20 anni in avanti. Ero molto scettico quando sentii parlare di questo progetto editoriale perché credevo fosse, cioè, non so, decontestualizzare Mister No mi sembrava una cosa un po' strana, ma è stata fatta molto bene. Ci sono, la storia non è un'unica storia lineare, ci sono due, tre, quattro plot diversi che si intersecano uno con l'altro come fosse una specie di Pulp Fiction, che poi riconducono tutti in un unico finale. Che dire, ne è stata fatta una versione cartonata, ecco, quello forse è l'unico neo. È stata mandata praticamente in fumetteria quasi in contemporanea, mentre ancora stavano uscendo i volumetti piccolini. Vabbè, a me non interessa perché avrei comunque comprato questi e addirittura li ho ripresi di seconda mano di recente, ma probabilmente a qualcuno che preferisce i cartonati avrebbe preferito magari non comprare la versione da edicola e comprare direttamente il cartonato. In ogni caso, a colori l'edizione Deluxe, diciamo, che è quella più commerciale. Che dire, una bellissima saga, una bellissima miniserie. Io non amo molto le miniserie, in questo caso è stata fatta veramente bene. Si vede tutto dello spaccato dell'America degli anni 60, dagli hippie, il Vietnam, come si vede comunque l'Amazzonia e i paesi sudamericani di quel periodo, gli emarginati in America, gli emarginati nei paesi del Sud America, insomma, dove c'è l'emarginazione c'è sempre lui, il difensore dei deboli, che poi alla fine esce sempre con le tasche vuote e magari lo si ritrova mezzo ubriaco fuori da qualche bar, l'eroe malinconico ma con gli occhi che ridono sempre, come gli dicono le donne. Anche in questi volumetti lui si accompagnerà a più di un personaggio femminile che farà parte della sua vita, non sempre molto fortunata. Ve li consiglio, o in cartonato o come miniserie. Che dire, Mister No Revolution. Mister No Revolution, particolarmente bella questa copertina del Mister No, ragazzino che guarda un aereo volare, lui è un pilota, mette in moto il suo Piper a calci. È tutto, ve lo consiglio caldamente, se non l'avete già comprato, compratelo.
A chi è piaciuto il video metta un like e se vi piace il mio canale iscrivetevi, è gratis. Ciao a tutti!